Sono partito, sono le 15.30, sono partito per arrivare a Genova dove si sposa Chiara, sarà il matrimonio di Chiara questo weekend, sarà folle, ho il baule e i sedili dietro pieni di costumi e cose strane, forse questo weekend mi farò arrestare, cacciare da una chiesa e chissà cos'altro, forse morirò, ma sarà tutto molto divertente, cosa succederà? Cercherò di documentarlo fino a che non morirò, questo sarà un po' il mio testamento spirituale per i miei amici che troveranno questo video come scatola nera. E che cosa succederà? Non lo so! Sono partito! Sono ormai in vista di Genova, fra poco arriverò. Sono un viaggio da tre ore e mezza, non lo so, ho perso la cognizione del tempo, ha piovigginato, il meteo da pioggia per domani, per il matrimonio, sposa bagnata, sposa fortunata, no, non voglio la pioggia, chissà cosa succederà, fra poco arrivo, mi ingozzerò di focaccia genovese, arriverò rotolando domani in chiesa, chi lo sa, Genova è quasi alle porte. Sì. Fabri si sta facendo bello per la cena prima del matrimonio, nel senso che non riesce a starci dentro e quindi ti tira. E anche lui, caro Alberto, potete vedere si è preparato elegantemente per la cena. Aspetta, devo mettermi le ali. Esatto, perché ci mancherebbe, non si è mai visto una mucca afro senza ali, no? Sì, Chiara si è premurata. Di dirci, di, sì. Che ci sono i parenti a cena e di non scendere nudi, ha detto. Di non scendere nudi. Non ci so. Mancherebbe, noi abbiamo rispetto per il suo matrimonio, non scenderemo mai nudi. Non scenderemo mai nudi. Boh, stasera a cena, domani in chiesa? No, dai, i calzini e le scarpe le mettiamo. Okay. Boh, salutiamo e... Questo è... Ah, potete vedere il regalo di nozze, cioè oro. Questo è il regalo di nozze. Che spargeremo per tutta la cosa e lei dovrà raccogliere uno a uno, tra l'altro. Il fondo per la sala giochi, tutti i soldi, 5.000 euro in monetine da 2 centesimi. Ok. Questa c'è la sposa, questa è la persona a cui rovineremo il matrimonio. Questo testimonierà ciò che succederà questo weekend. Che te lo roviniamo il matrimonio, non ti sposi. Questo è il video che potrai portare all'avvocato poi. Esatto. Ciao avvocato, sono consenziente. Allora, abbiamo appena scoperto che Chiara Povero, perché è Chiara Povero? Chiara Povero. In realtà si chiama Chiara Povero. Sì. È triste, ma è così. Io e Fabri non lo accettiamo. Dopo non vale più il matrimonio. Esatto. Quindi questo fare. Forse è il piano di lusso. Allora, programmi per domani? Io voglio dar via. Focaccia a colazione. La colazione dei campioni. Gli invitati a questo evento mondano. Siamo qui per l'evento mondano di Recco del 2016. Ma l'invitato ci stiamo filmando tutti, è una roba di un social imbarazzante. Di Maria Luigi questo? Sì, Maria Luigi. Ah, ok, grazie. E arriva a notare sposa. Notare le All Star. Sposa con le All Star. Perché è sempre Dottor Wu. È il bouquet di Dottor Wu. Vorranno? Lo scopriremo tra poco. Zan zan zan. Io, Chiara, accolgo te, Luca, come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti onorante per tutti i giorni della mia vita. Facciamo un applauso agli sposi. Andando nel dungeon incontravi un mago che
diceva, è pericoloso andare da solo, prendi uno di questi e ti dava un progetto. Allora gli abbiamo scritto, è pericoloso andare da soli, prendetevi tra di voi, quindi andate insieme. Un attentato, qualcuno si sta avvicinando con un dinosauro alla sposa, cercheremo, sono riuscito a spaventarlo, ho salvato la sposa da un attentato dinosaurico. Scritta. È orgoglio e pregiudizio. Wow, la sposa dice è orgoglio e pregiudizio. E il bouquet arriva direttamente? Dal Michigan. Dal Michigan e grazie, si accende. E si accende. Stile Lupin. Stile Lupin. Gli sposi sono arrivati e siamo pronti a entrare al ricevimento. Allora, abbiamo il primo drink del Ghost Esplosivo Pan Galattico. Ok. E ora noi andiamo a cambiarci. Sì. Come sanno tutti gli esperti di fantascienza, il miglior modo di chiedere una birra è gridare Ubik. La sposa ha messo le sigle dei cartoni e nel frattempo stavamo notando la scatola di biscotti di Super Mario. Sposa, illustra, illustra i biscotti di Super Mario. Allora, qua c'è la stella, la moneta, il fungo. Oh. Non mangiate il fungo, diventate giganti. Non mangiate il fungo perché non ci stiamo, potremmo sfondare il soffitto. Ma addentriamoci ancora nel matrimonio. Una band con i suoi estimatori. E qui ci addentriamo nella zona pesce. La zona pesce con sushi, scatolette di pesce in scatola. E ovviamente siamo al ristorante Baratì, come gli appassionati di One Piece sapranno. Quindi cucina di alta qualità. Nel frattempo Fabri è vestito in modo molto strano. Non sono l'unico vestito animaloso. La chiedimi sì. Di Green Fandango, dimmi di Green Fandango. Non so niente. Dimmi di Green Fandango. Non ne so niente. Dice chiedimi di Green Fandango. Siamo qua con la zia ubriaca. La zia ubriaca che stava facendo cose oscene. I tovaglioli di Sio per il matrimonio. Qualcuno che forse sta scaldando il pane, chi sarà mai? Qui c'è un indizio. Qualcuno di conosciuto? Kiki dice di servirsi con i sacchetti del pane e ora noi ci ingozzeremo di focaccia. Riempi di focaccia! Riempi di focaccia! Vai, vai, piena, piena, piena! Piena, vai, ruba, ruba! Vai, vai, per il dobbiamo fare la scorta per tutto il mese. Vai, 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 butta, butta! Ma che siamo a Lucca Comics? Stiamo a Lucca Comics? Ah! Fabri si è messo casual, anch'io in realtà sono casual. Tra l'altro, posso vedere come sono? Sono casual. La gente si sta divertendo di là al ricevimento, mentre di qua ci sono solo i nerd. Siamo rimasti noi, i nerd, a messaggiare, a giocare a Candy Crush, divertentissimo. Di là la gente si saluta, si presenta, si conosce, socializza. Noi no, ci vestiamo così. Gli invitati alla festa si stanno divertendo. Lo dimostra il loro scodinzolio. Io non so se anche per Luca, Luca, perché dico Luca? Non dico Luca perché, ma perché qualcuno lo sa perché dico sì. Luca, no? Perché c'è Luca Comics, dove sì. Chiara ha conosciuto tutti questi simpatici ragazzi. Ora, di pure molesti, eh? Di pure molesti invece. No, no, molesti no, ecco. Adesso io poi non capisco se Luca Comics è lì o quella parte lì, vestita di nero, però comunque insomma, credo che io la prima volta che sono andato a Luca Comics mi sono impressionato perché c'erano tantissimi fumetti eccetera. A un certo punto mi sono trovato con 50 persone vestite bianche, tutte di bianco con la tuta tipo guerre stellari, ho detto se questi mi prendono mi fanno nero come voi, no? Come cosa. Comunque. Dedicata alla nipote. Alla terza nipote.
ma prima della seconda figlia. E come su dopo, eh? L'augurio sincero ed affettuoso, d'azzurro o di rosa dipinto, accomuna il carissimo sposo. E auspico lieto e convinto. Sei convinto? No, punto 5. È ciò che spera il vegliardo con vera simpatia e fervore nella mente e nelle rime caparbio quanto tenero e aperto col cuore. Oh, 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 occhi di gatto, oh, 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 occhi di gatto, e questo è il nome del trio compatto, sono tre sorelle che hanno fatto un patto. Oh, 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 occhi di gatto, oh, 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 occhi di gatto, e che ha colpito la disse piatto, fuggendo poi con un agile scatto, occhi di gatto, un altro colpo è stato fatto. Tutti si stanno chiedendo cosa sta succedendo tranne noi. Noi apprezziamo. Siamo buffi blu, siamo alti su per giù, due meno poco più, se buffi siamo così. Ce ne sarà abbastanza per tutti? Chissà. Dun 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 dun. Ecco, prima dei cartoni animati non gli fregava niente a nessuno, ora tutti sono, stanno correndo alla torta. Potevano mancare le torte a tema Kiki? No, vabbè, stupendo. Allora, visto che io e Fabri, come tu ben sai... C'è un gattino? No, come tu ben sai, io e Fabri siamo arrivati in ritardo con il regalo, non abbiamo fatto in tempo nelle stinozze, abbiamo provato con una busta a mettere i soldi, ma erano troppi, perché siamo troppo generosi, non ce l'abbiamo fatta, allora abbiamo pensato a un'altra forma per darteli. Grazie! Da usare in sala giochi. Grazie! Puoi farci un sacco di partite. Grazie, viva il pacinco! Ah, è vero, in Giappone! Paolo è qui, e essendo di gran classe è qua nel ruolo di... amica della sposa. Bomboniere sempre a tema Sio. E sta iniziando la festa in canto sotto il mare. Come on, just rock, rock, rock with me, a little rock.
Fabri fa un selfie con la sigla di Kenshiro, per lui è il momento più alto di questo. Fabri, Ken e Fabri. La coppia del giorno, oserei dire. Sono le 5 e ha aperto la sala da tè. Alice si sposa. E insomma, vi auguriamo il meglio, vi auguriamo. E sicuramente, proprio perché non è facile a volte avere una vita semplice, vi auguriamo la più semplice possibile. It's my story, it's about you. It's about the girl that I won't see you. It's a ball. Volevano sfidarsi a sigle dei cartoni animati. Cosa? Dai, per piacere. Guardateli, i muti in silenzio. Bevete il tè. Ti voglio bene, Denver. Quando voli con il mio skateboard. Ti voglio bene, Denver. Sei il mio dinosauro, lo so. Per favore, ora Denver, dai, non crescere più. Altrimenti qui ci serve una crew. Ma forza, non siamo re dei sette mari, niente potrà fermarci, adesso siamo qua, avanti che si va. Un solo grido, pirati siamo noi, all'arrembaggio. Oh, 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 oh. È bello incontrarsi ai matrimoni dopo tanti anni, si vede come siamo cresciuti, come siamo maturati, come col il tempo ci ha reso persone migliori. Gotta catch them all! Magiche sorelle, in gambe molto belle, sempre per ascoltarsi, sempre più là. Sì, sempre più là! A due fidanzati, davvero innamorati, c'è Andrea, meglio che spalle il cuore se Ciao. Dell'amore, che emozioni forse uniche, sensazioni quasi magiche. È abbastanza elegante, e certe volte lo sai. È una street battle. Abbiamo gli ultimi 5 secondi del video della memoria, usateli per descrivere la giornata di oggi. Grande Giove. 3 secondi? 3 secondi. Matrimonio. Di qualcosa, qualunque cosa. Ambacca banane. Allora, Alice ha preso il bouquet, tutti quanti sappiamo che non vale un cazzo e lei non si sposerà mai. Però nel caso in cui valga qualcosa, accettiamo di vestirci come al suo matrimonio, come lei desidera. Allora,
te ti vesti assolutamente da Serenity. Da chi? Tu. Il nome lo sai. Carlo Alberto. Ok. Fabrizio. Chi? Fabrizio. Mi hai chiamato Fabrizio? Allora, Fabrizio mi rivolgerà la parola per i prossimi 20 minuti. Ti matrimonio, non ti ma si vestirà da Sailor Moon. Sailor Jupiter, Tibiusa. Mi serve una Sailor Venus. Lei Sailor Venus. Però in chiesa, tipo le dami, faremo tutte le damigelle così. Sailor Mars. Però come le damigelle americane, tutte in fila. Caterina Sailor Mars. È tutto su. Mi serve una Sailor Mercury. Sarà la fine del video di del matrimonio di Chiara. Cazzo, è il mio ombrello, l'avevo rubato. E te l'hanno rubato solo? Sì, ma me l'avevo rubato. E te l'hanno rubato? Perché avevo lasciato il mio e mi hanno lasciato quello. E ho detto, beh, rubo quello.